E ci occupiamo adesso della Terra dei Fuochi. Sul problema della Terra dei Fuochi è stato creato, il problema della Terra dei Fuochi è stato creato dagli stessi parlamentari che oggi ne discutono e che hanno portato in Parlamento un decreto vuoto nei contenuti e soprattutto sprovvisto delle necessarie risorse. È durissimo l'affondo di Luigi De Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente Di Maio è stato ascoltato dal collega Giuseppe Porzio. Sentiamo le dichiarazioni rese ai nostri microfoni. Siamo a un tiro di schioppo da Acerra, Casalnuovo, Caivano, territori dove si calcola un tasso di patologie tumorali molto molto alto. Non c'è ancora un registro tumori, eppure qualcuno con molta arroganza, mi permetto di dirlo, ha osato dire la colpa è ancora, almeno per una percentuale altissima, di stili di vita. Basta togliere, eliminare le patatine fritte, come dire. Diciamo che c'è questo luogo comune utilizzato da due ministri di due governi, che sono stati il precedente Balduzzi e questa Lorenzin, che sono venuti qui a dirci che noi moriamo di tumore per i cattivi stili di vita, che è una follia ed è soprattutto un atto di provocazione verso un popolo che ha già subito per anni un mucchio di ingiustizie dal punto di vista della salute e non solo. Il decreto Terra dei Fuochi che è stato emanato dal governo, dal ministro Orlando, è un decreto che è arrivato in Parlamento praticamente vuoto, nonostante qui siano venuti in gita parecchi esponenti politici alla ribalta nazionale per far vedere che volevano interessarsi a sto tema. Io dico ben vengano le gite, però poi tornate a Roma e portate i temi all'interno dei provvedimenti normativi, cosa Falso che mito che soltanto i militari non vi convincono, insomma, è riduttivo. non è una questione di militari, la questione è che questo decreto è arrivato veramente vuoto lì, tra l'altro il contingente militare non aveva neanche una scadenza, non si sapeva quando doveva tornare, insomma anche la mappatura dei terreni inquinati non si sapeva quando doveva finire. Ora lei capisce che se facciamo un decreto emergenziale dobbiamo individuare delle scadenze, altrimenti come in questa terra abbiamo eliminato il commissario al terremoto dell'Irpinia all'inizio del 2013, dagli anni Certo. 80. Noi non pensiamo come Movimento 5 Stelle di votare favorevole a questo decreto perché non è assolutamente Ecco, cosa abbastanza. manca? Manca sicuramente tutta la parte legata alla sostenibilità degli interventi sul territorio, cioè tutto quello che è stato progettato in questo decreto non è sostenibile perché non ci sono stanziamenti credibili di soldi per poterli affrontare. E poi teniamo presente un'altra cosa, che i soldi che vengono stanziati per la Terra dei Fuochi verranno controllati da un comitato di cui fanno parte ministri e presidente della regione. Ora, senza nulla togliere, ma noi qua abbiamo già speso 4 miliardi di euro nell'era Bassolino e sono scomparsi per le bonifiche. Se vogliamo cominciare di nuovo con lo stesso metodo, noi avevamo proposto una semplice cosa: i soldi che arrivano in Campania per le bonifiche e per la lotta ai roghi che ancora non si sono fermati devono essere controllati da un comitato composto da associazioni, comitati e personalità scientifiche che negli ultimi 20 anni hanno chiesto di portare al centro del dibattito parlamentare la Terra dei Fuochi. Senta, venendo alle responsabilità rispetto a tutta la fase emergenziale, anche, allargandola a quello che è stato la vera grande emergenza spazzatura, di recente c'è stata la sentenza che ha assolto, tra gli altri, il governatore Bassolino e tutti i presunti responsabili di questa cattiva gestione, presunta cattiva gestione dell'emergenza spazzatura. Al di là della responsabilità giudiziaria, c'è da ravvisare una responsabilità politica come la intende il Movimento 5 Stelle, cioè politica che assume le istanze dei cittadini e le fa soluzioni. Io le dico questo, negli ultimi giorni siamo stati in aula appunto ad analizzare questo decreto. Io mi guardavo intorno e vedevo dall'estrema destra, da Fratelli d'Italia, in cui c'è Marcello Taglialatela, ex assessore regionale, fino a SEL che governa insieme al PDL nel comune di Casalnuovo di Napoli, che non è un comune piccolo, li guardavo e dicevo: noi oggi stiamo affrontando un decreto in aula che dovrebbe portare una soluzione ad un problema che hanno creato queste stesse persone. I partiti in Campania, i vecchi partiti che sono tutti in Parlamento, l'hanno creata questa situazione, hanno un'enorme responsabilità politica. Anche l'atteggiamento omissivo, il non far nulla, ha
ha lasciato spazio a questo disastro ambientale, a questo genocidio. Io la cito quando lei ha detto l'emergenza, il commissariamento soprattutto è stato un po' il porcellino salvadanaio per i politici, questo in senso anche bipartisan, cioè anche certo. Lì non c'è stata, voglio dire, una responsabilità di destra, di sinistra, di centro, e nello stesso tempo si sono creati anche dei carrozzoni, come ad esempio i consorzi di bacino, che hanno creato il miraggio occupazionale attraverso consensi che erano poi, insomma, la semplice preferenza elettorale. Oggi si stanno ritorcendo contro chi governa, perché questo miraggio ovviamente è finito, questi consorzi non erano vera occupazione. Teniamo presente che tutte le persone che appartengono a questi enti inutili o inutilizzati della Campania, che sono stati creati intorno all'emergenza rifiuti, tutti i dipendenti, oggi io me li trovo sotto Montecitorio, che protestano perché non ricevono lo stipendio da 12 mesi.